che ti ridurrò a brancelli. Ma a brancelli? Sono, come si dice? A brandelli. Perfido, ingrato, infedele, questa è la fedeltà che mi giurasti. Capito, sei diventato furioso perché pensi che ti ho fatto le corna col capitano. Dopo i jolly compro una vocale. Ora stiamo facendo il step della cartapesta all'interno della produzione artigianale. Parte prima dalla scultura in creta. Questo è chiamato lo scheletro della maschera. La maschera non è pronta per essere dipinta. Bisogna steccarla, scartavetrarla, tagliarla e infine decorarla. Il risultato finale è questo. Abbiamo colori d'acqua. Quest'arte nasce per costruire le calzature interamente fatte a mano, prima dell'avvento dell'industria meccanizzata. Sì. Viene assemblata la tomaia, sulla parte anteriore viene applicato il puntale, e anche questo, una volta chiuso, parte dalla forma. Sì. Poggia anche la tomaia, la pelle, la si richiude ancora il tutto e, continuando le lavorazioni, poi viene applicata la suola, si confeziona il tappo per arrivare al risultato finale della calzatura finita. Questa è la mia riproduzione realizzata interamente a mano, cucita interamente nelle sue parti, ed è una riproduzione basata sulle calzature che sono custodite nei nostri musei veneziani, e la possiamo proprio collocare nello specifico verso la fine del 1700.
posso fargli vedere, che so, un chiodo. Aspetta ancora un po'. Un chiodo, perché il chiodo era la capo d'opera che doveva fare un apprendista per passare operaio, e c'è gente che ci ha messo anche 3 giorni per fare un chiodo. Adesso faccio la punta. Ciao. Mosca e ce l'hai. Lo giuro per il carnevale di Venezia! Con the Palmer of Venice! Lo giuro! Perfetto! Ma tutto lei, complimenti, brava, brava. Allora, cominciamo? Ma forse, se lei vuole dire qualcosa, io sono... No, non c'è niente, ti prego, gli occhi di questa ragazza, spesi gli occhi. Professor Bobo! Sono magnetici, sono magnetici. Sono in aereo, vado a bordo. Grazie. Di qua, direttamente da Hogwarts, hanno preso il treno al binario 9 e 3 quarti. E nuova dove? Grazie, Ascuccio. Grande applauso. Tavolo però blu, quindi molto particolare. Chiedo, mi dà uno sguardo. Signora, io sono una donna allora. Wow! Cosa è successo? No, ci siamo...